Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alle novità che interessano il piano regolatore generale di Gela. Ad elencarle oggi è stato l'assessore comunale all'urbanistica Francesco Salinitro. L'esponente della giunta messinese sottolinea che lo strumento è efficace in ogni suo contenuto per come è stato adottato dal commissario ad acta. Sentiamo proprio l'assessore Salinitro. Il PRG dal 18 gennaio è efficace in ogni suo contenuto per come è stato effettivamente adottato dal commissario ad acta, fermo restando che non entrano dentro le prescrizioni VAS, non entrano dentro le osservazioni che sono state nel frattempo fatte e proposte dai cittadini, tutti adempimenti che sono demandati all'approvazione definitiva del piano regolatore generale da parte della Regione. La Regione sta lavorando in questa direzione, pensiamo che non dovrebbe passare molto tempo dall'approvazione definitiva, però fatto è che i progetti che sono in essere o che verranno presentati in autorizzazione da ora in poi saranno valutati sulla base dei contenuti del piano adottato. E qui bisogna dire che ci sono alcune considerazioni da fare, nel senso che ci sono degli atti e degli adempimenti, delle zone in particolare, che rimandano all'approvazione di piani esecutivi, e altri invece, piani esecutivi che sono elaborati ma che vanno aggiornati, vanno rivisti, e qui c'è un lavoro da fare in questa direzione, per questo motivo è l'ufficio di piano che verrà attivato presto proprio per mettere in condizioni poi di non perdere tempo ai cittadini, perché questo rimando non è una buona cosa ed è uno dei punti negativi del piano regolatore generale che da ora, con il quale ora dobbiamo fare i conti. Insomma. L'apporto della Commissione Consigliere Urbanistica in questo caso non è un apporto, ma anche da parte della Commissione è una presa d'atto. Poi la Commissione lavorerà per valutare gli aspetti conseguenziali di questa entrata in efficacia, perché il termine corretto è questo, e non esecutività, l'entrata in efficacia del piano, valutarne le conseguenze e valutarne anche le possibili azioni che sono da compiere perché le ripercussioni negative siano ridotte al minimo. La pagina della cronaca nera, auto a fuoco la scorsa notte poco prima delle 3 in via Udine a Gela. Si tratta di una Lancia Y di una donna di 32 anni, indagano i carabinieri. E adesso occupiamoci del maltempo che si è battuto ieri nella provincia di Caltanissetta, caos e disagi anche a Gela. Forti temporali, come già previsto, si sono abbattuti domenica in tutta la Sicilia. L'allerta meteo anche a Caltanissetta, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un corto circuito provocato dalle forti piogge in un pannello elettrico di via Rampello. Interventi dei pompieri anche in via delle Calcare, per alcuni massi caduti in strada, per danni dovuti alle piogge in vicolo Lococo e in contrada Xirbi per caduta alberi. Qualche disagio allo stadio Palmintelli nel corso della partita, in particolare nel secondo tempo, del campionato di eccellenza tra la Nissa e la Folgore Selinunte. Il match è stato giocato comunque regolarmente. Le ondate di maltempo, compresa quest'ultima, hanno ingrandito ulteriormente le buche del manto stradale in città e nelle strade di collegamento. Allagate le strade a Delia e Sommatino, i sindaci hanno deciso il regolare svolgimento delle lezioni nelle scuole. Il sopralluogo per verificare le condizioni delle strutture ha infatti dato un esito che non giustifica la chiusura. Transitabili con prudenza la Mussomelli Caltanissetta e la Mussomelli Acquaviva, sconsigliati i percorsi alternativi a causa di caduta massi. Situazione sotto controllo a Gela. Declassato a giallo il codice arancione delle scorse ore, previste piogge modeste o addirittura assenti. Codice rosso della protezione civile solo nel messinese. Situazione critica nell'Agrigentino, soprattutto a Sciacca, dove è stata decisa la chiusura delle scuole come anche a Catania. L'esondazione di un fiume ha bloccato un treno tra Agrigento e Palermo e un uomo è annegato a Castronovo di Sicilia a causa di un torrente esondato che lo ha travolto.
Anche i cittadini gelesi, con un indicatore della situazione economica equivalente, pari o inferiore a 8.107,5 euro, possono accedere al bonus relativo al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Bela. Il valore è stato innalzato di circa 1.000 euro grazie ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Resta invariato a non oltre 20.000 euro. Dice il requisito di accesso per le famiglie numerose per presentare domanda di agevolazione per il bonus energia. È possibile utilizzare l'ISEE standard o ordinario e l'ISEE corrente, valido 2 mesi nel caso in cui siano intervenute variazioni significative nella situazione reddituale. Le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva. La misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati, subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune. Per scaricare l'avviso ed il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune di Gela oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'INPS e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Letteratura e teatro assieme, un connubio vincente per la scuola Ettore Romagnoli di Gela, retta dal dirigente Sandra Scicolone. Appuntamento nell'auditorium alla presenza di numerosi docenti ed alunni. È stata l'occasione per presentare il libro È arrivato l'ambasciatore, scritto da Anna Maria Piccione. La presentazione è stata accompagnata dall'esibizione della compagnia teatrale Dei Gatti Matti, due forme espressive che si sono incontrate tra loro, suscitando l'interesse dei presenti. Io non riesco a immaginare una vita senza libri, una vita senza teatro, una vita senza musica. E chi magari ha voglia di imporre una vita di questo genere, impone una vita estremamente triste, l'abbiamo visto in Afghanistan, le prime cose che sono sparite sono proprio quelle che sono necessarie alla vita, a rendere la vita anche degna di essere vissuta, il teatro, la musica. Fammi immaginare una vita senza musica, ma una vita tristissima. Quindi non è cultura, è vita quotidiana. E la nostra giornata dovrebbe avere sempre dei momenti dedicati alla cultura detta in questo senso, quindi ai libri, alla musica, al teatro, alla parola. Il problema italiano è che si è convinti che la lettura sia un'attitudine totalmente diversa da quella che è l'Inghilterra, dove la cultura è un'abitudine. Basterebbero 10 minuti al giorno in ogni scuola, un determinato momento della giornata, a prescindere dall'ora, un libro sulla cattedra e leggere per 10 minuti, e la lettura diventa una sana abitudine, e non soltanto un'abitudine, un'amica, perché non c'è miglior amico di un libro. Soddisfatto del risultato ottenuto, il dirigente scolastico Sandra Scicolone. L'incontro con lo scrittore è una delle attività più normali alla scuola Romagnoli. Tra l'altro l'incontro con lo scrittore, che è preparato da una lunga fase di studio sull'opera, sulla tematica, diventa, come dire, assolutamente propedeutico ad una visione dell'evento che sia consapevole. Oggi abbiamo Anna Maria Piccione con un libro particolarissimo che si intitola È arrivato l'ambasciatore, che tratta di un tema estremamente delicato, il tema dei minori non accompagnati, bambini migranti che vengono dal centro dell'Africa. Tutto affrontato con una dolcezza, con un garbo, ma anche con un realismo che porta i ragazzi veramente a entrare probabilmente in empatia o comunque a capire le problematiche che riguardano i minori non accompagnati.
Ed è previsto per domani, dalle 9, l'open day nei plessi Paolo Emiliani Giudici di Via Niscemi e plesso di Piazza Salandra dell'Istituto Comprensivo San Francesco retto da Giovanna Palazzolo. Nel corso dell'iniziativa saranno illustrate le opportunità formative offerte dalla scuola e sarà possibile visitare i diversi laboratori, consentendo ai piccoli alunni di partecipare alle lezioni delle classi e alle esperienze didattiche. 70 anni per la sezione nistena dell'Asso Stampa, festeggiati durante una cerimonia svoltasi domenica 22 gennaio 2017 all'interno del Museo Diocesano del Seminario Vescovile Monsignor Giovanni Speciale, durante la quale è stato presentato il libro dal titolo La Stampa racconta la storia, volume che racchiude la storia del giornalismo sul territorio. Un evento moderato dalla giornalista Ivana Baiunco, svoltosi in presenza delle autorità civili, militari e religiose, che ha previsto tra gli interventi quello del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Riccardo Arena, del segretario regionale dell'Asso Stampa Alberto Cicero e del segretario provinciale Asso Stampa Alessandro Anzalone. Premiati anche i giornalisti iscritti all'albo da 25 a 30 anni, da oltre 40 anni e coloro i quali hanno assunto l'incarico di direttori di testate nazionali. Nella cappella maggiore del seminario è stata poi celebrata da Monsignor Pino La Placa, vicario generale della diocesi nissena, la Santa Messa. La tradizione del giornalismo nisseno è importante anche perché ci sono grandi giornalisti che sono partiti da questa provincia e poi sono assurti alla gloria, diciamo, del giornalismo e della professione a livello nazionale, ma l'aspetto che qui si deve ancora coltivare è quello di una professione che viene esercitata sul territorio, in località spesso difficili, in realtà territoriali che non sono così semplici come quelle delle grandi città, e quindi proprio qui c'è il sale del giornalismo, il sale della professione, e speriamo che possa continuare questa tradizione, perché io penso che questi siano soltanto i primi 70 anni dell'Associazione Siciliana della Stampa di Caltanissetta. Ma io sono molto contento di essere qui perché rafforza la mia radici nissene, in quanto è la città di mio padre, la quale lui ha tanto amato ed ora riposa qui. Per me avere legami con il mondo del giornalismo nisseno è un grandissimo piacere. Sono qui principalmente per ascoltare questa storia che mi sembra molto gloriosa e molto ricca. La storia non è una cosa da buttare o da vivere come se fosse, diciamo, in qualche modo in una teca. La storia, l'interpretazione della storia è un pezzo del presente. Il giornalismo non è soltanto cronaca, ma è una testimonianza che è utile a fare la storia. La storia la costruiscono gli uomini e questa dimensione è connaturata, insomma, con la vita, la vicenda del giornalismo. Appuntamento questa sera alle 21 con la trasmissione 10 domande 10. Nostro ospite sarà l'allenatore del Gela, Pietro Infantino. Ricordiamo che le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica dopo alle 18. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico. Nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, CD, DVD, spugne sintetiche e stracci sporchi, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o in colorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Pro Civis, Protezione Civile di Gela. Le lezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Pro Civis. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi fino al 31 gennaio presso la sede operativa della Pro Civis in via Ossidiana 23, oppure si può chiamare la segreteria allo 0933 93 83 12.
Ultimo appuntamento dell'83esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 29 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano si terrà il concerto del duo Maria Natalia Ruscica violino e Simone Campanella pianoforte. E ora parliamo di calcio, seconda domenica consecutiva di stop forzato per il Gela in Serie D. Ieri la squadra biancazzurra non ha giocato per la rinuncia del Due Torri. La formazione del tecnico Pietro Infantino adesso avrà due trasferte consecutive. La prima è in programma mercoledì. Si tratta del recupero della partita col Sersale. Vediamo. Il Gela incassa 3 punti a tavolino e sale a quota 34 in classifica e con una gara ancora da giocare. I biancazzurri ieri non sono scesi in campo per la rinuncia del Due Torri e come da regolamento hanno ottenuto la vittoria. E tra 2 giorni si recupererà la gara con il Sersale, non disputata domenica 15 gennaio per le abbondanti nevicate che hanno interessato il comune calabrese. I gelesi sanno che si tratterà di un impegno non facile, non tragga in inganno la classifica dei catanzaresi, penultimi con soli 5 punti e ieri battuti per 2-0 dalla Palmese. Davanti al proprio pubblico il Sersale ha sempre dato filo da torcere agli avversari e così sarà anche mercoledì. La gara avrà inizio alle 14:30. Il dato di fatto è che il Gela si è dovuto fermare per 2 domeniche di seguito. Sicuramente non è un bene, soprattutto dopo aver inaugurato il girone di ritorno col botto vincendo per 3-0 al Presti contro il Pomigliano. E il calendario dopo la trasferta di mercoledì a Sersale obbligherà la truppa allenata da Pietro Infantino a giocare nuovamente in trasferta. Domenica infatti Nasse e compagni saranno di scena a Santa Maria Capovetere contro il Gladiator. La squadra campana a sua volta dovrà recuperare la partita con la capolista Egea Virtus non giocata ieri per maltempo. La giornata di ieri, oltre allo stop forzato degli igeani e dei campani, ha fatto registrare la vittoria delle più dirette inseguitrici dei gelorossi. Il Rende ha battuto per 4-0 la Sarnese e la Sicula Leonzio ha ottenuto 3 punti contro il Castrovillari grazie al successo per 2-1. Non è andata oltre il pari invece la Cavese fermata sullo 0-0 ad Aversa. In sostanza comanda sempre l'Igea che ha un punto di vantaggio proprio su Rende, Cavese e Sicula Leonzio, ma come dicevamo con una partita ancora da giocare. Per quanto riguarda invece la salvezza, ottimo passo in avanti dalla San Cataldese che ha regolato il Roccella. Tornando al Gela, i biancazzurri attualmente hanno 3 punti di vantaggio sulla Turris che ieri è stata fermata tra le mura amiche dalla Frattese. E va malissimo al Terranova Gela nel campionato di eccellenza la squadra del tecnico Totò Bruculeri che già stava pregustando ieri la vittoria è stata raggiunta nei minuti finali e superata in casa dal Mussomeli. Un 2-1 pesantissimo per il club giallorosso sempre ultimo in classifica e con il morale a terra. Gli atleti e le società appartenenti al mondo del ciclismo provenienti da tutta la regione si sono incontrati sabato 21 gennaio 2017 a Caltanissette in occasione dell'Oscar del ciclismo, un evento organizzato dal Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, svoltosi all'interno del centro polivalente Michele Abbate, durante il quale sono stati premiati coloro che si sono distinti nel corso della stagione 2016. Come ogni anno è consuetudine che la Federazione e il Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana premia gli atleti che si sono distinti maggiormente nella stagione precedente. Quest'oggi saremo qui a premiare tutti i vincitori delle specialità di fuoristrada di Coppa Sicilia, sia Marathon che XCC. In più premieremo tutti i ragazzi della strada, le categorie agonistiche e inoltre saranno premiati tutti i giovanissimi che si sono distinti nel 2016, al di là che abbiano fatto strada o fuoristrada. Noi ci siamo insediati da pochi giorni, siamo in fase di programmazione di calendari e quello che sarà la vera e propria attività della federazione. Stamattina abbiamo iniziato già con i corsi di aggiornamento per i direttori sportivi, così permetteremo alle società di affiliare e tesserare i corridori. E se tutto va bene il 19 partiremo con la stagione agonistica che sarà una gara di ciclocross in provincia di Palermo. La Federazione Ciclistica Regionale ancora una volta sceglie Caltanissetta perché è proprio logisticamente al centro della nostra isola ed è più facile per tutti raggiungerla. Questo è un premio importante che ogni società e ogni ciclista che si è distinto quest'anno passato, il 2016, viene riconosciuto come
protagonista di una stagione piena e carica di impegni. Ripeto, per me è molto importante che ancora una volta questo sito, che è proprio la Sala Michele Abate, venga a essere ritenuta centrale nel contesto siciliano. L'importanza di questo evento di oggi è il fatto che dopo le elezioni regionali che hanno visto eleggere appunto i nuovi vertici regionali, la Federazione Ciclismo si incontra a Caltanissetta e quindi per noi nisseni è un motivo, diciamo, di vanto, perché grazie appunto a questa posizione centrale ospitiamo tantissimi eventi anche di natura sportiva. Quindi oggi, come delegato provinciale CONI, sono stato molto contento di raccogliere l'invito del vicepresidente regionale Rivituso e assicurare la mia presenza per questa premiazione, in cui verranno appunto consegnati riconoscimenti a quanti sono messi in luce durante la scorsa stagione sportiva. La pagina dello spettacolo, il cinema, l'antidoto di Macchitella a Gela, oggi alle 19.30 e alle 21.30 sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2. Con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo l'informazione di oggi, vi ricordiamo che notizie e servizi potete vederli sul sito aggiornato del tg10.it. Grazie e arrivederci.